qualcuno chiami l'ambulanza, si è fatto male! Mi vuoi sposare, per favore? Non puoi sbagliare. Io sono andato a basket che ci giocava solo con l'L1. Sono tornato la sera che ho detto gioco con le Rivals per prendere i premi. Ho cambiato completamente il gioco. Io non so più come giocare, signori dell'EA. Leone bulgaro sì, leone bulgaro no, dai. La maggioranza dice no. Vi dimostrerò il contrario. Leone, leone bulgaro. Leone bulgaro sradicato dal terreno. Leone bulgaro un fallimento. Per intenderci. Guarda che l'ha messo per terra. Il leone! Circondato il leone. Dove va questo? Dove va il leone bulgaro? Leone bulgaro. Leone bulgaro è smarrito, ragazzi. Poi questi gli hanno cambiato lo zone, capisce dove andare. Bellissimo. Leone bulgaro. Da sostituire, ragazzi. 8 partite, un gol e un assist. È un gol e un assist, l'ho fatto su Squad Battle. Non posso giocare con lui. È il mio gioco, signori, dai. Vi spiego come funzionano i falli, perché forse ve ne sei dimenticato. Cosa fate? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Mi dai rosso? Imbecille! Faccio la squad battle se lui dopo gioca la prossima partita. Vieni la prossima partita a dire lui non gioca. Vali meno di un 2 di bastoni quando comanda Denari, scemo! Pagliaccio! Hai fatto il protagonista sta partita. Quello che dici te qui dentro non conta. Qui decido io. E guarda un po' chi può giocare questa partitina. L'uomo che tu mi hai espulso. Domani mangi il brodino. Il brodino col cucchiaio bucato. Gino là, hai speso tutto su FIFA. Siamo, è uscito il gioco da 2 settimane. Oh, tante una calmata. L'hai finito. L'hai platinato. Griezmann, preso un cancrena al piede. T'è andato? Porco zio, cosa c'hai? Il piede diabetico? Sono rimasto alle finte di FIFA 06. Faccio, mi fermo e faccio il coso. Sono un grande. Cos'è questo passaggio? Oh no, pausa, pausa, time out. Scusatemi, amici miei. Ma io per superare uno in velocità devo andare a noleggiare un motorino. Xmax 125, forse supero un difensore che è zoppo, con l'alluce valgo e le ginocchia storte. Qua chiunque fa un passaggio alto, ma arriva in porta più veloce di Rudiger, più veloce di Arruco. Ma come funziona sto gioco? Non ho capito. Hai guardato il video di Rondo e ti spiega le skill nuove? Madonna, sì. Hai fatto una paura, ma hai fatto. Il prossimo, glielo dico qua, il prossimo che mi sbaglia gol, io lo uccido a morsi. Finita la partita, amico mio. Vabbè, dai, col portiere che va a posso di stare in porta. Ha tirato a giro da cane cattidio, boh, guardato il portiere, era a 4 metri dalla porta. Vabbè, ma questo deve morire male, dai. No, ma io te devi morire male. Sì, sì, sì. Te, fratello, stai qui a fare il campione sul gioco. Te qui ti pensi di essere un campione, vero? Nella vita reale, però, succhi le palle. Non c'hai un euro da sbattere contro l'altro perché passi tutto il giorno a segarti sulle OnlyFans al ciccione. Non mollare, uomo! Non mollare, uomo! Questo Berbatov lo sbagliava. Fallo di chi? Devi fischiare anche di qua! Razza di metamorfido! Sei una mezza sega! Cos'è sta palla così? Vabbè, non difendiamo. No, vabbè, allora scusate io. Scusate, colpa mia, colpa mia. Scusate se non ne controllo 12 di giocatori. Dai, fammi mettere i pantaloni corti, che porca. So qua, sto sudando come una scimmia. Sex bomb, sex bomb. Grazie, ragazzi. È un culo molto allenato questo. Ci ho perso del tempo. Prova a far così, visto che sei troppo stretto da un lato, scambia la Patri con tua Meni, mettere ala più esterno. È confuso. Un treno. Il treno da Matraoré! Non è più il mio gioco, ragazzi, non è più il mio gioco. Bella, una bella squadra, una bella squadra, mi è piaciuta. Grazie mille per avermela fatta vedere, proprio adesso sono pronto. Sostenetemi, ragazzi. Fatemi uno spam di sostegno. Voglio 30 secondi di pausa. (Sussurra)
che devo fare la proposta di matrimonio a Patrick Gugiaro. Patrick Gugiaro, mi vuoi sposare, per favore? Aspetta, se per me sei morto. Non esiste, fratello. Se per me sei morto. Vuoi un'altra icona? Vuoi un'altra icona, bello? Dai, sono qui nell'armadio, la teniamo per te. Va bene. Io, ragazzi, avete presente se mettiamo Stephen Hawking in porta? I miei portieri, sì. Vabbè, dai. Vabbè, dai. Allora, due volte mi ha tirato la palla addosso, due volte l'ho presa, due volte col rimpallo mi è arrivato sotto porta. Cosa devo fare per difendere? Cosa devo fare? Dai, va bene, dai. Tieni. Non perdiamo tempo, che qui bisogna arrivare, bisogna giocare 15 partite il venerdì. Non parlo più, fratello. Cosa fa? Vuoi la palla? Dai, prendila, imbecille. Ehi! Ma era bellissimo questa. Ma questa era la follia. Io sono partito un'ora e mezza prima, ragazzi. Io, ragazzi, sono... Ben siamo tornati. Io sono partito un'ora e mezza prima con Udoge. Come fa questa troia a arrivare prima di me? Io vorrei ricordarvi questo... No, sì, infatti, sì. Ragazzi, ho bisogno di... Ho bisogno un attimo. Non parlo più. Questo è solo. Stavo 3-1. Guarda cosa hai fatto. Questo non è colpa mia. Questa è colpa tua, Yay. Due rigori non mi avete fischiato. Due rigori non fischiati. Tutti falli. Son davanti porta, tira, non becca la porta. Questo mi tira al volo da centrale. Totò di Natale abbiamo contro. No, ragazzi, potete andare via dalla live. Oggi non parlo più. Sciopero della parola. Non vedrete più emozioni in questo volto. Ah, devo star concentrato, massimi livelli. Qua non si parla nemmeno più, non ha proprio parola. Oddio, potrebbe arrivare. Sì, un po' il primo gol del Leone. Il momento del Leone bulgaro. Signore, guarda la visuale del Leone bulgaro. Abbiamo tenuto in panchina per tanto tempo, forse troppo. Vi dico solamente che Berbatov lo vedo carico questa partita, potrebbe essere l'eroe. Ringraziamo il Leone per quello che ha fatto. Ce l'ho lì davanti. Tirati su, eroe. Prendo lo stop, Thuram. Questo è importantissimo. Che azione è, raga? Ma che azione è? Zitto e concentrato. One more! Il Leone bulgaro ha dimostrato di essere un mezzo giocatore. Un buon giocatore, paroloni. Arrestatelo! No, qualcuno chiami in ambulanza, si è fatto male! Ha toccato nessuno. Ma cos'è sta sceneggiata? Ma imbarazzantissimo, mi vergogno. Ma questa era una posa di testa facilissima. Ma sei riuscito a sbagliare pure un gol del genere? La metto lì dove la sua testa di cazzo non può arrivare. Dai, Griezmann. Questo è il momento di... Ho guardato Berbatov. Sei passato. Non puoi sbagliare. No, ma io lo uccido.
No, ma io lo uccido. Stai calmo, Matteo. Adesso Griezmann si fa perdonare. Adesso Griezmann si fa perdonare, ascoltalo. Abbi fiducia in lui. Abbi fiducia. Non c'è bisogno di Griezmann. Noi abbiamo il leone. Il leone bulgaro viene fuori all'improvviso. L'avversario che quitta. E allora, ragazzi, rientra il discorso dell'altra volta. Miglioriamo continuamente. Noi miglioriamo ogni secondo, ogni minuto, ogni ora, ogni giorno. Perché questo è il nostro gioco. L'altra volta abbiamo fatto 9, ma ci siamo arrivati come ultima partita. Oggi siamo partiti meglio. Poi abbiamo avuto il momento vuoto nel mezzo che siamo. Abbiamo visto il buio più totale. Il fango che mi portava negli abissi. Io stavo affogando e vedevo la luce che spariva sempre di più. Ma poi il leone bulgaro mi ha risollevato, mi ha preso con le sue mani mentre affondavo, mi ha riportato in alto e mi ha detto: Matteo, risorgi, non ti abbattere, ci penserò io a riportarti verso l'Olimpo, verso un gradino in più dell'altra volta. E ora abbiamo la possibilità di dimostrarlo con la vittoria, con la 10ª vittoria.